Buongiorno amici, ben ritrovati sul canale dopo questo lungo periodo di assenza a causa impegni vari e nessuna cattura, quelle poche volte che sono andato a pescare. Siamo da Decathlon, andiamo a comprare le ultime esche che ci serviranno per la pescata di oggi e poi ci vediamo direttamente al laghetto. Sto recuperando le ultime esche che mi servono per oggi. Come vedete, ho solo questo muro a disposizione, ho deciso di prenderne una con un colore un po' particolare, quasi iridea, e uno total black. Adesso ci dirigiamo verso il laghetto e iniziamo a pescare. Ok amici, eccoci, siamo arrivati sul nostro spot al laghetto. Inizieremo con questa esca che ho preso pochi minuti fa per vedere subito come nuota e se le trote sono attive, e oggi poi avrò anche con me questa scatoletta dove, come vi ripeto, essendo la prima volta che vado a trotare, non ho mai provato niente e andremo a vedere quali esche funzionano meglio. Ho queste esche che sono sempre della Decathlon, della Giatsui. Le uniche due di marca, tra virgolette, che ho sono queste due, che sono della Heracles. L'ho presa l'anno scorso al Pescare Show. In realtà ne avevo di più, ma una l'ho persa, non so dove sia. Quindi le esche che andiamo a utilizzare della Giatsui sono queste qua che vedete in alto, tutte di colorazioni diverse, più quella che abbiamo attaccata alla canna. Poi da provare avremo anche questo piccolo crank, che però onestamente non credo di usare perché non so usare il releaser, figuriamoci a liberare due ami anziché uno. E poi avrò quest'esca, che è il mio corsaro di RL Minnow, che ho armato io personalmente con un amo singolo, non so neanche se è messo bene o va messo al contrario. Comunque iniziamo a pescare e vediamo come va la giornata. Partiamo da qua, teniamoci a portata di mano il guadino, che lo mettiamo qua, e il releaser, che lo mettiamo qua vicino al guadino. La frizione, se non ho capito male, deve rimanere abbastanza aperta, quindi lanciamo, iniziamo a cercare su qualcosa. Oh! Sento già delle botte. Era mia prima volta in assoluto della mia vita. Presa. Presa. Ok. Secondo lancio neanche. Ok, devo capire come si usa il releaser. Ok, non so come si usa il releaser, sono un po' un mongolo mi sa. Comunque il primo pesce è stato preso. Beh, che dire signori, piccolina, però niente male, partiamo bene. Qua mi sa che sono tutte più o meno di questa taglia, sono tutte abbastanza piccinine. Cioè, secondo... Oh! No! Si è slamata. Questo era un altro bel pesciolotto. Devo ricordarmi che non devo ferrare, perché se ferro sbaglio praticamente tutto. Provo a lasciarlo andare un pochino più sul fondo, eh. Non so se si è visto bene prima, comunque siamo partiti con quest'esca che ho preso mezz'ora fa da Decathlon, questa colorazione un po' particolare. Eccola! Eccola qua!
messa nel guadino. Adesso andiamo a... ah no, si è già slamata, basta, a posto, via. Opp. Tante volte non serve neanche il releaser, quell'amo singolo senza ardiglione. Allora amici, intanto vi parlo della mia attrezzatura, che non è la più adeguata per il trout area, però vi ripeto, la mia prima volta, non è una tecnica che amo particolarmente, la pratico solo occasionalmente. Forse l'unica cosa giusta è la canna, che è una Hirokamu della Nomura, però anche lei c'ha un problema, ossia ho rotto il cimino e me l'hanno cambiato, solo che sembra il cimino di una canna da carpe, gigantesco. Come mulinello ho un Daiwa Crossfire e come filo, che tra l'altro è intrecciato, ho un nylon che non è neanche sottilissimo, mi sembra sia dello 08, quindi figuriamoci. Non insultatemi nei commenti per questo, ma purtroppo questa combo la utilizzo anche a boccaloni, spiombato, quindi mi serve un filo abbastanza forte per le ferrate. È vero, avevo ragione, la ragazza mi ha spiegato che le trote non hanno mai smesso di fregare, infatti c'è pieno di avannotti. Eccola! Eccola! Questa... Bella cattiva, eh! E infatti mi sembra anche un pelo più grossino delle altre. Eh sì, il bello del trout area, signori. Il bello del trout area, si è slamata un metro da me. Oh, mangiata. Eccola. Questa l'ho ferrata, sono scemo. Cioè, quando non devo ferrare, ferro. Quando fa... oh, sembra abbastanza incavolata questa, eh. Non è piccola. Eh no. Che bella che è questa. Ah, questa... sì, abbiamo detto che le contiamo come prese, quelle che perdiamo qua, quindi cambiamo esca. Mettiamo su lui, dai. Vi ho detto, le voglio provare tutte. Tutte le voglio provare oggi, le esche che ho. Abbiamo tanto tempo, abbiamo visto che il pesce è attivo, c'è. Credo proprio che cambierò esca. Questa mi ha rotto un po' le balle. Vai, proviamo anche con questo. Ho detto, questo potrebbe ricordare un avannotto. Vediamo, vediamo. Lanciamo. Il fatto che dietro sia argento potrebbe riflettere bene la luce, eh? Vediamo. Eccola. Eccola. Arrabbiatissimo questo. Ok, questa la conto come presa perché ho allentato apposta... cioè ho mollato un pochino il filo apposta così si liberava da sola. Ragazzi, sta vincendo palesemente la Decathlon. Adesso vediamo di che marca sono. Sono della... ah vabbè, sono della Giatsui. Quelle che sono le esche che uso anche per il mare io, quelle della Giatsui. Che non so neanche se si dica così. Comunque sta vincendo di brutto contro la Heracles, eh. Io non vorrei dire, però... abbiamo usato il questo qua piccoletto... vabbè, però lasciate stare, questo non conta perché non riesco a usarlo con l'attrezzatura che ho. Però abbiamo usato questo qua anche. E sta prendendo di più quelli della Decathlon. Pazzesco. Eccola. Eccola. Non sembra neanche malissimo, eh. Proviamo a usare la nostra tecnica per slamarle, lasciamo andare un po' qua. No, ok, niente, questa bisogna utilizzare. Proviamo con releaser. Riproviamo. Io non ho ancora capito come cacchio si usa sto releaser qua. Vai. Si veda, si scorre fino alla curvatura. Pausa fatta, andiamo a montare questo, proviamo con quest'altro, sempre
della Giatsui, questo l'avevo preso tempo fa, come vedete dietro è anche un po' rovinato, è argento che riflette e di qua invece abbiamo metà rosa e metà bianco. Quando prendo la trota con il releaser devo agganciare la curva dell'amo, devo tirarlo verso di me e con la canna devo spingere in avanti. Adesso proviamo a prendere un altro pesce e cerchiamo di mettere in atto quello che ha spiegato quel ragazzo nel video. Che casino! Qua di fianco a questo lago passa l'autostrada del sole. C'è sempre un casino assurdo. Poi figuriamoci, è giovedì pomeriggio, sono le... Oh! Oh! Cioè, in caduta l'ha mangiata questa. Dai, testiamo il releaser, vediamo se ho capito come funziona. Allora, da quello che ho capito, devo agganciare con il releaser la curva dell'amo, tirare la canna in avanti. Ok, non sono capace. Usiamo le maniere classiche. Usiamo le mani. E ci riproviamo con la prossima. Non so cosa dire, sono impedito. Sono veramente impedito. Montiamo quella rossa. Tra l'altro ci sono i galli che da quando sono arrivato, le galline, scusate, hanno iniziato a scavare, hanno fatto un mega buco. Vai, proviamo questa. Vediamo se avremo buoni risultati. Questa è quella rossa barra arancione riflettente. Qua ce n'è una che gira sotto riva dove ci sono gli avannotti, proviamo a lanciarci in mezzo. Eccola, credo di averla fregata. Sì. Vogliamo riprovare il releaser? Ha funzionato! Però adesso voglio capire una cosa, perché mi sembra troppo strano. Sarò qua da mezz'ora a lanciare quest'esca e non ho avuto neanche mezzo attacco. Adesso provo a rimettere quella che mi ha dato più soddisfazioni all'inizio, che è stata quella, chiamiamola Iridea ormai, è diventata Iridea lei. Questa qua. Provo a rimettercela su. Cioè se in 10 lanci, adesso li contiamo insieme, se in 10 lanci mi abbocca qualcosa qua, vuol dire che il problema è veramente quello durantino. E quindi dichiariamo la sfida vinta dalla Giatsui. Vediamo. 1, 2, altro attacco. 3, 4, siamo al giro di boa. 5, 6, no, 7, 8, 9 e ultima possibilità. Poi dovremo valutare diversi fattori. 10. Niente, ha fallito miseramente in questa ultima parte della sfida, quindi dovremo andare a valutare la quantità di attacchi che hanno avuto le esche. E come avete ben visto, nei primi lanci ha avuto più attacchi questa. Dichiaro la sfida ufficialmente vinta dalla Giatsui. Eccola, bella bella bella. Oh mamma, come combatte questa! Non ci posso credere, l'ho appena persa. Allora, amici, sono stato qua ancora una decina di minuti dopo l'ultimo fallimento, l'ultima trota slamata. Sembra che effettivamente il pesce non sia più attivo. Io le vedo girare, le vedo saltare, però veramente non stanno più mangiando. Io vi ringrazio di aver guardato questo video, vi ricordo di lasciare un mi piace se vi è piaciuto e magari un commento dicendomi la vostra e
o magari dandomi dei consigli, visto che sono un po' impedito a fare Trautaria. Vi ricordo di seguirmi anche su Instagram, sempre Colonnello Pesca, perché ogni martedì esce un post interessante. E niente, noi ci rivediamo in un prossimo video qua sul canale. Ciao ciao!